ripristiniamo il nostro cartodromo. Questo l'invito che rimbalza ultimamente su Facebook dopo che qualcuno, forse rincorrendo un vecchio sogno fatto di passione per i motori, ha manifestato il desiderio di riaprire la vecchia pista di go-kart incontrata a Petrosa a Castrovillari. Il vecchio tracciato, inaugurato una ventina di anni fa, è ridotto ormai da tempo, nonostante gli interventi di bonifica, l'ultimo nel 2010, a discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzatura, elettrodomestici, mobili deteriorati e materiali di ogni tipo sparsi ovunque. A dispetto della raccolta differenziata che mantiene pulita quasi tutta la città, mentre appena fuori, improvvisamente, il senso civico e di rispetto per l'ambiente sembrano misteriosamente svanire. Il degrado in cui versa il vecchio cartodromo è davvero impressionante e ripristinarlo non solo servirebbe a risanare l'intera area, ma significherebbe, in una città che per molti sta morendo, creare uno spazio ludico ricreativo per i tanti giovani appassionati di motori. Ed è proprio questo l'obiettivo che si pone un'apposita associazione sportiva che si sta occupando di riaprire la vecchia pista e della possibilità di realizzarne un'altra là vicino per praticare il cross ed il mini quad. È quello che molti auspicano, come si legge nei commenti postati sul profilo di Cartodromo Castrovillari Ripristiniamolo, per dare ai giovani della città uno spazio per divertirsi all'insegna dello sport e dei valori più sani.